una beffa, Massimo, è una beffa, perché quando parte no, questa sigla... è socialismo. No, non è socialismo. Ma scusa, no, parlo di Torresan. Ma scusa, l'avevamo messo in scaletta. Il Torresan, quello che è partito in motorino da Carbonera, è arrivato in Cina, e poi è tornato un po' in Laos, in Vietnam. È un po' di tempo che non lo sentiamo, deve essere passato un anno, più di un anno dalla sua partenza. Noi lo cerchiamo da qualche settimana, di solito lo preavvisiamo, poi un'emergenza ci costringe a mandarlo a letto dopo averlo preallertato inutilmente. Aveva oggi anche baciato una ragazza. Si è vendicato ed è irraggiungibile. Ma no, ma che beh, facciamo così allora, se non c'è Torresan, possiamo sentire all'800-800-002 tutti gli ascoltatori che sono via da casa da un po', quelli che come lui non tornano mai indietro. Ebbene sì, sono partito anch'io, un omaggio a Torresan un po' di tempo fa, e ve lo racconto, per un po' di tempo si va da 20 minuti a 20 anni, 800-800-002, sono via da un po' di tempo, sono via di Cotenna. Anche da ieri mattina sono andato a fare un viaggio, poi sono dovuto tornare, chi c'è? No, c'è Torresan! No, c'è Torresan allora, pronto! Torresan, ma che fine ha fatto? Dov'è? Pronto, mi sentite? Sono sì. In Cambogia, sono qui in Cambogia, sono a Sihanoukville, lungo la costa. Sì. E il mio mese in Cambogia sta per terminare, fra 4-5 giorni entrerò in Vietnam. E così è stato tutto bello. Lei c'è, certo, l'abbiamo cercata, ma poi non c'era mai la linea, non è vero, cambiavamo idea, ma lei è tornato in Cambogia, dove era già stato, adesso va in Vietnam. Ma anche lì c'era già stato, è un continuo ritorno, Torresan. Non è che mi gira un po' in tondo avendo perso una meta? No, io in Cambogia, in Vietnam non c'ero stato prima. Laos, è la mia prima volta. Tante prime volte, adesso c'è anche la prima volta della Cambogia e del Vietnam. Che dirvi, in pillole della Cambogia è un paese eccezionale, persone fantastiche, veramente ospitali. E non c'è molto da vedere, a dire il vero, però il vero tesoro sono appunto le persone. Cioè non c'è nulla, ma è bellissimo. Non è che sei innamorato di una cambogiana? Mi sono innamorato molteplici volte, però come sapete, certo. Sapete come funzionano i miei innamoramenti. Unilateralmente, certo. È un grande movimento del suo cuore a cui corrisponde un niente dall'altra parte, ma non importa, Torresan. È stato molto ospite dell'accogliente popolo cambogiano, perché lei un po' a scrocco viaggia sempre, ma è bello, è un modo di stare vicini alle cose. Ma sono stato a scrocco, diciamo, con metà gamba durante il capodanno cambogiano, che era la scorsa settimana. Ero a casa praticamente dei genitori della moglie di un ragazzo italiano conosciuto via internet attraverso di voi. E quindi appunto sono stato ospite in prestito molto alla lunga. Ed è stato bello perché ho potuto trascorrere comunque Capodanno e tutte le festività i suoceri con qualcuno del luogo. I genitori cambogiani della moglie di un ragazzo italiano non erano mai stati in Italia? No, è difficilissimo per i cambogiani poter lasciare il paese, tantomeno venire in Europa, è molto difficile per loro per problemi. Ma è un paese molto povero, ce lo immaginiamo molto povero, agricolo, che tipo di paesaggio ha intorno a sé? Beh, la Cambogia sì, è prevalentemente agricola, è l'unica forma di sostentamento che hanno. E diciamo che una volta che si va fuori dai centri più massicci, quali la capitale o piuttosto che Siem Reap, dove c'è Angkor Wat, o anche qua dove sono ora, sono solo campi, distese di campi, e non c'è industria, non c'è molto altro. Come povertà sì, forse lo stato, anzi sicuramente dopo la Birmania è lo stato più povero qui nel sud-est asiatico, però insomma non è poi così tangibile, cioè non è che le persone è dignitoso. Esattamente. Torresano, un passo indietro, mentre raccontava ai suoceri che hanno una figlia sposata in Italia, com'è questo paese dove vive la loro figlia, non ci sono mai stati, che cosa gli ha raccontato e ha usato l'espressione bunga bunga per dire nella lontana Cambogia la crudeltà di questo momento del paese? È difficile raccontare in Cambogia. Con loro non l'ho spiegato, non gli ho spiegato, non lo sapevano neppure, però sono venuto a sapere di questa cosa interessante. Ride?
un ragazzo che ho trovato in Laos mi ha detto che aveva i suoi colleghi laotiani che lo prendevano in giro e gli dicevano: ma allora il bunga bunga italiano politico come funziona? Laos, anche in Laos. Ma ci prendono in giro in Laos, vabbè, Torresan. Il bunga bunga, a questo punto Ho Chi Minh viene veicolata l'immagine di questo paese. Lei cosa fa adesso? Va in Vietnam e poi c'è un orizzonte un po' più ampio? Sappiamo che cosa possiamo fare dopo il Vietnam o per ora andiamo lì e poi vediamo? No, diciamo ho un'idea adesso comunque. Beh, in ce la dica, dai, ce la dica, ce la dica, ce la dica, dai. Beh sì, farò 30 giorni in Vietnam, dopodiché farò altri 10 giorni qui in Cambogia, circa, dopo Thailandia e in teoria forse da Bangkok inizierò la via del ritorno. Torna a Carbonera, ma lo fa col motorino o prende un Alitalia, ammesso che l'Alitalia abbia ancora rotte in posti così? No, prenderò le più diverse low cost in modo da spendere il meno possibile. Ma quanti soldi le sono rimasti? Ad ora 2000 euro, però devo trasportare a me lo scooter indietro, quindi sarà... Come sta l'amato bene che tanto tempo ha accolto le sue natiche sul confortevole sellino? Purtroppo circa 3-4 giorni fa ho avuto un piccolo schianto, quindi ho rotto quelle poche plastiche che erano Ma lei sta bene? Lei sta bene? Mi sono praticamente appoggiato. I vestiti, però. Lei come si veste? Ci manda delle foto recenti? Cioè compra i vestiti locali, ormai... A meno che non sia nudo da 4 mesi certo. E non ce l'ha mai confessato, ma lo escludiamo. Come fa? Diciamo che dalla Cina ho aggiunto un nuovo sponsor di vestiario trevigiano, una azienda trevigiana che quindi anche quello praticamente mi viene donato io. Ma dai. Quindi ho tolto questo problema. Ma scusi, c'è un'azienda trevigiana che la veste e che le manda i vestiti in Laos perché gli fa in Cina? Più o meno, diciamo, me li ha mandati in Cina, fatti in Cina dall'Italia, però vabbè no. È compreso l'intimo, Torresano, o solo il fuori? No, era all'inizio non volevano darmelo, però gli ho detto è la parte fondamentale l'intimo. L'intimo è quello che fa un quindi uomo. Veste tutto. Torresano, ci dobbiamo fermare. Arrivederci, stia bene. Ci sentiamo, ragazzi. Buonanotte, cosa fa stasera? Dorme subito, è già col pigiama? C'è l'intimo. Sono già a letto disteso. Quindi. Il pigiama è sponsorizzato da qualche marchio o l'ha comprato lei al mercato? Il pigiama non esiste, si trova a petto nudo. Petto nudo, un'immagine che uomo! E il motorino, grande. Nudo anch'esso. Torresale, vogliamo bene! Ciao ragazzi. Arrivederci. Grazie. Come Sean Connery quando va nei luoghi più esotici. Ti accorgi quanto è importante nella sua vita solo quando lo senti. Sì, ma certo. Era un mese. Ci siamo persi tutto il suo mese cambogiano. Direi che comunque non è cambiato molto. C'è sempre questo amore unilaterale.